tutti nel mio studio, ditemi se l'inquadratura ha, ha un senso, se mi vedete bene, se vi arriva tutta la, la tracotanza adrenalinica che dovrei esprimere in questa live. Tra l'altro mi tolgo delle cose dalle tasche perché così evito di uccidermi mentre tento di fare questa roba. E benvenuti a questa live dedicata a Blood and Truth, l'ultima esclusiva PlayStation VR che ho recensito, dato un bel 8.2, mi è piaciuta e ora spero capirete il perché. E passiamo al gioco. Il mio riguardo è troppo grande rispetto allo schermo, l'ho fatto grande apposta perché la volta scorsa mi avevi detto che era un po' piccino, volevate vedermi più, diciamo, più grande rispetto al gioco. Adesso semmai cominciamo e mi dite se va bene. Cosa sto per guardare? Scopriremo presto. Vi ricordo che per forza di cose non potrò leggere la chat in ogni momento e sarà interessante. Mi metto il visore, ok? Lo sto giocando in piedi, anche se il gioco è pensato per essere fruito da seduti, ecco perché ci sta una sedia più a fianco a me, una poltrona che non si sa mai. Vediamo. Vediamo che succede. Sistemo il visore. Quindi semmai per le domande facciamo tra un livello o una sessione e l'altra. Sperando di sopravvivere. Vediamo se sono posizionato in maniera decente. Beh, direi che fin qui ci siamo. Ok. Mannaggia l'auricolare. Guardando. Ok. Perfetto, grazie. Le mie mani. Perfetto. Si scoprì che aveva la patta aperta e si fece così tutta la live con. Allora, no, controlli sbloccati e missioni sbloccate. Cominciamo dall'inizio. Normale. Normale selezione? Sì. Wow. Tra l'altro il motivo del titolo è perché avevo della... Un attimo che... Sono io! Sono io. Io. Hello? Nessuno? Questo sono io. Sì. Ciao. Ryan Marx. Sì? Sono un nano. Dimmi tutto. Non mi sembra in forma, eh? No, sto benissimo. Sono stato meglio. Tu chi sei? Mi chiamo Carson, ma ci arriveremo. Siamo dalla stessa parte, comunque. Certo. No, non è il momento. Mi serve un avvocato. Non ti serve un avvocato? No. Ma il mio aiuto sì. Oh, ma per favore. Questa foto faccio schifo, te lo dico, cioè, potevate scegliere. Magari nella foga hai dimenticato di essere nella merda. Beh, dall'odore. Guardati no. Intorno. È finita. Passerai il resto della tua vita chiuso dentro quattro mura. Vabbè. Veniamo al punto. Ti attendono ergastoli plurimi. Per terrorismo, cospirazione e innumerevoli omicidi. Non vuoi parlare? Ok. Ti dico quello che so. Dimmi tutto! Ryan Marx. SIS Squadriglia Nomad. Si comincia, questo è un flashback. Cioè, credo che siamo per un... Ah, ok. Devo fare proprio così. Sì.
finisce la storia mi sono a scrivere, quindi tocca selezionare i singoli livelli. Faccio questo e poi torno alla, cioè, leggo la chat. Faccio questo che è ambientato durante il periodo da militare del protagonista. Molto bene. Adesso è un posto pacifico. Zero, qui Nomad 2-1. Ho raggiunto la base. Sto per entrare. Passo. Nomad 2-1, qui Zero. Negativo, attendi i rinforzi aerei. Passo. Zero, sono io quello sul campo. Ti dico che dobbiamo agire ora. Negativo, resta in posizione. Passo. Nessuno mi dice che devo restare in posizione. Una Cambogia qui. Nomad 2-1, qui Zero. Luce verde, ripeto, luce verde, passo. Sì, luce verde. Visto che non ci sta nessun genere di animazione col movimento, la faccio io. Controllo. Arma ok. Ok. Ci sta. Vai. Tutto ok. Vado. Entro alla base. Avvio l'estrazione. Passo. Questa roba non mi serve per muovermi effettivamente, nel senso lo sto facendo io perché sono scemo. È come tornare in accademia. Eh sì. Afferra la scala. Vedi qui da carpentiere. Queste scarpe mi stanno uccidendo. Merda! Un intruso! Salve! Merda! No, a parte che questo linguaggio non mi piace per nulla. Allora, come scopo, ok. Bravo. Guardia abbattuta. È professionismo, ragazzi, qui, è l'alto professionismo. Ah, ci sono anche dei bersagli qui intorno. Ok. Che so, carponi. Senza guardarla la fondina, perché vibra leggermente il move quando siete in prossimità di, quindi molto ben studiato. Posso scassinare la serratura. Proprio come nella vita vera, eh. Allora, vediamo un po'. Questi sono tutti i miei super sensi. Tac. Ma guarda che bravura. Ciao. Sono stealth, da uno a infinito. Io ricarico perché non si sa mai. Non volevo fare questo. Ehi. Ehi. Comunque. Che bello.
Perfetto. Io lo metto dietro. Salve. Ci risiamo. Allora, vieni qua. No. Dove sono i tuoi compagni? Vuoi baciarmi il culo, bastardo rognoso? A quanto pare sono nel posto giusto. Beh, sì. Questa c'è il silenziatore, quell'altra ce l'ha. Non sai fare di meglio? Parassita. No. La porta è blindata. Dovrò entrare col botto. Mi preparo a sfondare. E vediamo, ci va. Tac. Piazzo la carica. Ma quante belle figlie, madame adore. Sentito qualcosa? Nessuno? A posto? Ciao! Te la sei presa comoda, schizzo Marx. Pensavo di dovermi liberare da solo. Scusami, preferisci che me ne vada? Brutto idiota, avanti. Apri qui. Brutto idiota o di che tua sorella? Ci penso io, va. Tac. Mi ricorda quando ero giovane. Libera. Fammi una stima dei loro. Entrando... Ho visto da 7 a 10 uomini con armi lunghe e 5 con armi corte. Stima approssimata. Ok, vai. Perfetto. Penso io. La radio c'è. Ricevuto. Controllo arma. Munizioni a posto. Arma a posto. Sicura? Sempre. Andiamo. Decisi. Decisi. Andiamo. Su. Sarà come prendere a calci un vespaio, amico. Beh, è una cosa che faccio spesso. Aspetta. Aspetta. Vai. C'è stato del professionismo. Ma come se le missioni 2? Cioè, sono state incredibili. Comunque, la simulazione della corsa. La piccata è che loro si comportano davvero bene. Se gioco di Mu. Esatto, ma hanno usato una tecnologia particolare per prevedere dove si trova l'altro move anche quando è coperto. L'input delle armi è ottimo? Sì, lo è figo, ed è proprio figo. Voto 10 alla tua performance. Grazie ragazzi, per dire di proseguire se non avete domande. Dicevo, per dare senso al titolo alla live, mi è sempre piaciuto un clima e un tema più vicino alla filmografia di Garicci, se vogliamo, anche a quello che è stato, dove guardare là, London East, ovvero il marciume delle strade londinesi, il puzzo degli stand, i criminali di quartiere, di vicolo. Non è proprio così, me ne accorgevo che stava facendo. Non è un problema in senso stretto. Diciamo che mina un po' l'originalità della produzione in senso narrativo. L'avrei preferito, è stato un giocato un po' più sul sicuro. London East, per quanto mi riguarda, il sapore dell'atmosfera per me rimane una roba un po' speciale. Ti dà qualche problema di motion? No, ma sono un po' abituato. Ale, perché messo la falegname impiegato in banca? Perché è il posto migliore per essere un falegname.
Intanto l'auto da un po' arriva, comunque tranquillo, non è tranquillo, eh. Probabilmente il sistema di movimento è così rigido proprio per evitare che ti venga il motion sickness. Vado! Ok. In fuga. Sappiate che non è così quando fate la campagna, le missioni sono una dopo l'altra senza nessuna schermata nel mezzo, ma visto che ho già finito il gioco un paio di volte, è così. Vado! Ah già, perché io adesso avendolo finito, ho sbloccato il rifugio, che è un po' la vostra base operativa durante il gioco, e posso anche personalizzare il mio loadout. Adesso vi faccio anche vedere come. Tipo, che fai? Mo' il fucile d'assalto, a parte la mia fidata doppietta rosa, cioè, immancabile. Questa, uguale, tanto immancabile. Vediamo se posso aggiungere delle altre. No! Volevo sparare. Non ho abbastanza punti per mettere queste robe qui. Va bene. Però... faccio un maschissimo Kalashnikov con la gamma rosa, molto bene. Non sentite mai la necessità di cercare le munizioni durante il gioco, non è un problema mai, però bene, eravamo qui, giusto? Ancora sì, ancora. Ecco, sali! Salgo. Sali! Via! Bella musica, però! Ostacolo! Tieniti forte! Non è male! Dovresti comprarne uno! Se mai dovessi riavere la potenza! Sì, forte! Questi bastardi non si arrenderanno senza combattere! Ura! Dovrei puntare.
Ok. Nomad 2-1. Messaggio. Passo. Nomad 2-1, qui 0. Inviare messaggio. Passo. 0. Nomad 2-1. L'aquila ha lasciato il nido. Passo. Ma neanche... No, quello sta con me. Nomad 2-1, qui 0. Ricevuto. Porta i nostri saluti al nostro amico. Passo. Ricevuto. Passo. Gli manco. Sono semplicemente educati. Tutti i velivoli, qui 0. Abbiamo una comunicazione urgente da casa. Nomad 2-1, fai rapporto al QC-30 al rientro. Passo. Ricevuto. Chiudo. Non promette bene, eh? No. C'è niente, non posso interagire con niente. Non c'è. C'è manco un bambino. Signora. Simpatico. Macchina nuova? Sì, comprata un paio di mesi fa. Niente male, eh? Già, molto raffinata. Fanculo. Porti ancora quell'anello orrendo? Sì, certo. Il tuo dov'è? L'ho perso. Mamma non apprezzerà. Sai che ho visto la settimana scorsa? Chi? Gary Moss. Cosa? Gary della testa piccola. Sì, mi si è bloccato il dito. È ancora più piccola. Ok. Vai. Quanto lo faceva incazzare. Dicevi che sembrava un chicco d'uva con la faccia disegnata. Oh, già. Che cazzo è quello? Smetto con il fumo.
E i carboidrati? Carboidrati? Sì, sapevi che la mela è tutta carboidrati? Sì, non mangia più frutta. E la birra? La birra non è un frutto, è un cereale. Dai! Siamo quasi! Sterza! Sei una vera delusione. Fa come vuoi. Non volevo! Come va? Beh, mi conosci. Mamma come sta? Ha appena perso il marito, come vuoi che stia? Non so. È successo all'improvviso. Con il marito? Non ha ancora realizzato. Posso, però. E neanche noi. No. Non era un santo, ma pensavo fosse invincibile. Nessuno voleva dargli problemi. Andava tutto liscio. Poi ha messo cose... Guarda, mi fanno impazzire. Casseggio fino a se stesso. Meglio di un proiettile in testa. Dai. Un attacco di cuore non è divertente. Già, forse hai ragione. Non so come ho fatto a infilare il braccio là, ma... Una dimostrazione. Di cosa? No, ma che cazzo ne so, di qualcosa di profondo. Questo rapporto fraterno, questi scherzoni. È bello vederti. Sì. È un vero piacere, idiota. Bene. Bene. Andiamo. Chiudiamola qui. Roma. Sì. Okay. Pronto? Sì, pronto. Forza. Bene. E insomma, si è fatto giorno. Io andrei. Non ti chiederò del funerale. Non me lo chiede. Ne abbiamo visti troppi. Una sedia di merda, però. Mi interessa solo... quello che è accaduto dopo. Allora, dopo... tipo... è successo un... La storiella del giovane traumatizzato al fronte fa sempre comodo, no? Questa è mamma e... stress post-traumatico, caso chiuso. Ma sappiamo che sono balle. Un po' tutti. Voglio sapere cosa è successo. Single, se ti interessa, cioè, nel senso. Qual è la tua storia? Potresti scrivere un libro, La vita di una testa di cazzo. Posso dedicarti un capitolo? No. Se mi racconti qualcosa. Mi sa bloccava anche se... Ti dico questo, va a farti fottere. Chi comanda qui? Guarda, guarda. Voglio parlare con lui. Ci sono rimasto molto male. Brian? Molto... sono un ex Delta. Per dopo. Ho visto anch'io quello che hai visto tu. Davvero? Ti voglio aiutare. Anche tu credi nero, Brian? Ma devi collaborare. Un ex Delta che gioca a fare lo psicologo. Devo dirti cosa ho sognato stanotte. Oddio. Non ho un corpo! Cosa hai sognato questa notte? Non ho un corpo! Beh, dovevo fare un discorso. Ero nudo e mi sono caduti tutti i denti. Cosa significa? Perché basta con le droghe, figlio mio. Questa è soltanto una conversazione. Non sono uno sbirro e non me ne frega niente degli affari della tua famiglia. So che non sei uno sbirro. Hai servizi segreti scritto in fronte. Delta, non farmi ridere, sei solo un burocrate. È questo che pensi? Sì, esatto. Informazioni, analisi e rapporti. Senza ricordi, devo dire questo, insomma. Ma se vuoi conoscere la realtà di una strategia... Chia spada. Devi scendere sul campo e questo lo sai. Comanda a campo. Esatto. In quanti avete passato la selezione? 5. Oltre te? Incluso me. Non sempre scelgono il migliore, ma scelgono quello giusto. Wow. C'era un test attitudinale? Ho fallito. Il cane mi ha mangiato i compiti. D'accordo, Delta Force. Mi hai convinto. Possiamo parlare. Parliamo. Ok, bene. Tranquilla, me ne occupo io. Grazie, Clint. Ciao. Ciao, Clint. Addio, Clint. È bello averti qui. Grazie, madre. Come stai? Okay. Male. E tu? Insomma,
Cerimonia impeccabile, fiori molto graziosi. Tuo padre l'avrebbe odiata. Già, è vero. La spada. Mamma. Insomma, siamo ricchi, eh? Forse devi cominciare a pensare a te stessa. Che ne dici? Andare in crociera? O in roulotte? Se ci fate caso laggiù, vedete... Non lascerò lo sfondo della città. E questo sfondo qui è stato recuperato da The Getaway. Mamma Nick ha 34 anni, se la sa cavare. Ci pensate una figata cosmica? Sul serio. Perché a parte non tendenzialmente devi allontanarti. Molto, anche perché lontano siamo in Boar. Papà non voleva. Però mi piace questa idea. Sai che cosa avrebbe voluto? Vabbè. Mandare via tutti per guardare il biliardo. Però madre, sono un po' preoccupato del fatto che non ho più le palle. Vedi? Non ci stanno. Lo sai, vero? Lo so. Dio, sei il suo ritratto. Quando l'ho conosciuto aveva circa la tua età. Quando è stato? Nel 37? Ma era molto più simpatico. Che succede? Anne, stai dietro di me! Entra! Siamo buona. Circondati! La pistola! Dammi la pistola! Voglio... Ah, c'è un muro vero! Giù le armi! Subito! Era imprevisto! Clint fa come dice. Non so neanche dove mi trovo nella stanza. Non muovetevi! Io ho appena dato un cazzotto a un muro. Capisci che c'ho dei problemi? Senti, non più sai qua. Con chi hai a che fare. Metti giù la pistola. Perché mi stai a puntare a me che sono l'unico che non c'ha niente in mano? Ok, via libera. Ah, ciao Tony. Ciao. Tony, ti ho portato un regalo dall'Afghanistan. Un attimo che lo cerco. Vediamo se lo trovo. Eccolo. Si è mosso. Cioè, ce n'è già uno? Te ne ho portati due. Sai chi sono? No, non hanno gradito. Certo che lo sai. Per chi non mi conoscesse, sono Anthony Sharp. Sono sì, sto guardando la, il modello poligonale della sorella perché... Sono sempre alla ricerca di nuove opportunità. Che cazzo. Ho appena seppellito mio marito. Sì, lo so. Evento in... Non la tieni bene la pistola, eh. Non si... Ma come dicevo, muovere. Parliamo di opportunità. È difficile avervi tutti riuniti, ma la mia offerta riguarda tutta la famiglia. Possiamo darci una mossa, Tono, un appuntamento. Apri quella boccaccia un'altra volta! Allora, sta parlando, scoppiare, no? La testa. Lascialo tranquillo, lascialo. Che cosa vuoi? Vado qui, mi esce. Cosa voglio? I vostri affari, conoscenze, risorse, tutto. Avanti, non serve che vi spieghi come allora, funziona, lo sapete meglio di me. Più calma, perché... Potrete continuare con le vostre attività. Consideratela una sorta di fusione. È così. A parte te, tu puoi riportare il tuo culo nell'esercito. Ti ho sempre amato! E so cosa stai pensando. Vorresti tanto reagire, ma te lo sconsiglio vivamente. Non voglio ostilità nel passaggio di consegne. Non ho alcun dubbio. Ho molto rispetto per te, Anne. Sei intelligente, farai la scelta giusta. Bene. Immagino che qui abbiamo finito. Lui è mio fratello Kitch. Corporetta. E ciao, un mago con sei i numeri. Sei molto bene. E farà sì che la transizione si svolga senza intoppi. Senza intoppi, ok. Bene. Ciao. Mi occorrono registri, ricevute, rubriche, diari, tutto quanto. Voglio sapere anche la data della vostra ultima ispezione rettale. Stamattina, credo. Muoversi, forza? Sì, c'ho qui anche i risultati. E pulite quello schifo. Ok. Il fratello Sharp. Sta caricando la text, ok. Ne hanno fatta di strada. Capisco perché puntassero al vostro giro d'affari. È la rete più solida d'Europa. Ma in un settore di cui non hanno alcuna esperienza. Avevate dei trascorsi con Tony? Sì, lo conoscevamo. Aveva un giro simile al nostro, ma non è mai stato un problema.
E poi cosa? Ha colto un'occasione. Un'opportunità. Nel giorno del funerale di vostro padre. È davvero uno stronzo. Non è che siamo qui a fare... È vero. Molto peggio. Sta meglio come sta peggio. Oh. Insomma. Sono il piano? C'è una domanda che ci siamo fatti tutti. Quale? Come cazzo siete usciti da lì? È una cosa interessante. Tartarughe marine. Sapete cosa? Questa buffonata dei conti è un lavoro impegnativo. Che razza di struzzo giù dall'ammazzo. Nick. Mi merito un bicchiere di whisky per festeggiare la fusione. Chi me lo versa? Magari lui. Uno dei fratelli Marx? Allora? Ma dai, lo verso io, lo verso. Questa è forte. L'hai sentita, Ryan? Sentito, il nostro cognome è Marx e siamo fratelli. Porca. Quindi siamo i fratelli Marx. È simpaticissimo, è una cosa simpatica. Tu, sei un titolo di ammirazione. Fatti un goccetto con me. Potremmo farci degli sciottini. Porca miseria, magari scoppia la valla. Sicuro. Eh? Oh no. La famiglia Marx in azione. Una macchina. Tiro un quadro! Roba da gangster, vecchio stampo. Ok. E guarda lo sguardo di disapprovazione della madre mentre. Ci avrei pensato, parlando con i miei per stanare le spie. Avrei raccolto risorse e pianificato il contrattacco. Che mobilità del gluteo. Anche tu sei esperto di gangster, Carson. Non la smetteva più. Lo fa. Ok, andiamocene. La scala antincendio. Vado. Anzi, andate avanti voi. Bene. Che cosa ho cazzottato? Allora. Immaginavo che sarebbe arrivata la clip. Immaginavo. Passerei, le azioni sono fatte benissimo. Io passerei credo ci siamo andati subito, c'è un'altra scena qui parlata, passerei allo spara. Così almeno lo smetto di spargere vita medie in giro per Londra. Vado! Allora... vediamo un po'... Fare il mestiere, questo qui si riparla... Scommessa rischiosa! Ok! Scommessa rischiosa... Normale! Praticamente il fratello di Tony, quello che avete visto poc'anzi, che abbiamo cazzottato, gestisce un casinò per una sala scommesse per la famiglia, e io ovviamente lo vado a cercare per guadagnare, diciamo, una leva, un punto d'accesso verso gli interessi di Tony. Le cose andranno di merda per me. Quindi, ok, innanzitutto ho un bisogno importante. Forza, prendiamo gli strumenti da scasso. Con calma, allinea il pistone. Guarda, non sono in pubblico, non posso allineare il pistone. Cioè, poi mi si scrive ancora di più, non lo so. Allora, questo pistone. Facile. Finalmente! Ah! No. Vabbè. Lasciato cadere, non
attimo che c'è un piano bellissimo. Vediamo se funziona. Non ce l'ho più in questa scena, no, ce l'ho ancora. Bene. No, che delusione! Ma porca miseria! Una delusione appressa all'alfa, non volevo neanche andare qui. No, ti ho sottilato le spalle. Ah, però ci sono degli svapi che ho raccolto, stava facendo. Comunque non è importante, diciamo, si spara. Si spara. Si spara, beh. Un po' di roba per sparare. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ma non è il caso di usarle queste, ragazzi, perché ho fatto dei buchi giganti. Questo lo prendo. Queste le prendo. E penso che siamo a posto, eh? Però, cioè, la sento un po' l'attrattiva del calibro, eh? Facciamo che prendo una e una, ok? Vediamo un po' che ci posso mettere. Posso mettere il minor olografico, ce lo metto. Ci metto anche il sotto, non lo posso mettere. E gli diamo un colore morigerato. Un oro, questo è un bianco, un argento, viola, solo il, così. Un attimo che ci metto questo qui di legno che fa un po' più, criminale costile. Ok, tu vai qui, prendo te, ti metto qua. Beh, il silenziatore è ottimo. Perché non mi fa prendere il silenziatore? Ah, perché costano tutti un botto! E vabbè, a te ti tengo così come sei, non ho bisogno di un altro. E questo? Questo posso metterci qualcosa? Questo ce lo posso mettere. Direi che serve lanciagranate, non ce lo posso mettere. Anche questo potremmo dare un colore... una roba sobria, un giallo. Ragazzi, però appunto io è così, la gente mi vede perché sono perfettamente stealth. Più o meno! Yeah! A un millimetro! Molto bene! Si va! Ryan, siamo dentro. Gli amichetti di Tony sono proprio ovunque. Ok, dentro e fuori, aspetti. Ragazzi, parola d'ordine è stealth, quindi non ho neanche un'arma silenziata. La parola d'ordine è stealth. E vabbè. Bene. Indovina chi ho visto? Il nostro amico Kitch. Dai! Picchiare più forte! Usa gli strumenti. Sarà facile. Facile.
fare l'usciere io. Salve! Fate caso a me, sono stealth. Ho isolato la frequenza della guardia. Accediamo al loro canale. Ricevuto. Sharp questa sera non sarà presente, ma vi invita caldamente a proseguire con il programma e vi augura buon divertimento. Ryan, hai sentito? Tony non è qui, cazzo! Tony non c'è, ma Kitch sì. Allora, fortuna, dai il casino. Vediamo un po'. Dove sta lui? Dove sta? Dove sta? Dove potrebbe stare? Ovunque. Proviamo con la 1. Sta qui. Kitch. Kitch. Dove va? Prego il panino. Dove va? No. Qui? No. No, qui. Signora muscolosa. Ragazzi, mi sono perso Kitch! Segnale, taglio la corrente. Ok, io piazzo le cariche. Ti vedo, queste sono molestie. Sto registrando, sto. Va verso gli ascensori. Verso gli ascensori. Ascensori non so qui, so. Verso gli ascensori, ragazzi, gli ascensori. Uscirà da qui. Su o giù, Kitch? Su o giù. Dove vai? Dimmi. A quale piano? Quale piano? Merda. Arriverà qui, forza. Dove sei finito, Kitch? Eccolo. Benissimo. Non litigare. Trovato. Stanza 53. E via la corrente. Adesso. Telecamere offline. È ora di andare. Perfetto. Michel, piazza il C4. Ricordi cosa ti ho insegnato? Piazza la carica. Sì. Inserisci il detonatore. Sì, ok, attenta. Piazza la carica.
pulsante rosso. Non dire così sexy, però. Ok, è armata. Perfetto, ora vattene da lì. Ok, ora vado alla macchina. Ryan, sta attento. Stealth incredibile. Non mi sentiranno mai arrivare. Ok, piazzo al C4. Ora il detonatore. Detonatore a posto. Ora il pulsante rosso. Sono bravissimo. Attivato. Serve un bel carico di C4 qui dentro. Tutto spento. Cos'era quel rumore? Non c'è nessuno! Un altro punto perfetto. Andiamoci dentro. Che fortuna, guarda chi c'è. C'ho da fare delle cose. Eccolo in carne e ossa. Suka. Ti credi di vedere? Che fortuna, guarda chi c'è. Ecco il tiratore scelto. Fuori tiro! Oh, oh, usciamo di merda! Mi farà male comunque! Non sei furbo! Fai un... di parlare con Kitch. Vediamo che riesco a scoprire su Tony. Prova l'ascensore, dovrebbe funzionare. Ho veramente delle armi antitattiche. Contatto. Ehi, ecco il bastardo. Ecco. E tutto! Madre di manone! Paura.
Se... Luca. Ti ho visto. No. Venite subito qui. Usciti alla festa, avanti! Quanti proiettili ti servono per morire, bastardo? L'ho visto. Ora basta! Sei super inaffidabile, se vuoi. Stanza 53. Ryan, ci serve vivo. Ok. Kitch, ti ricordi di me? Oh, merda. Coraggio. Ryan, non lasciatelo scappare. Ma dai. Rinforzi al quinto piano. Vuole ammazzarti. Dai, ce la fai. Dai, sì. Sparategli, sparategli! Oh, oh, l'hai ucciso! No, e dai! I piedi! Il masso sta incastrato! Levati di mezzo, coglione! Ho fatto proprio delle scelte infelici in termini di armi. Secondo. Tra l'altro, ragazzi, è molto più sensato giocarci seduto per una serie di ottime ragioni, perché c'è meno dispersione di movimento e sei molto più preciso. Quindi hai ragionato bene per essere Kitch, giocato. Ti ricordi di me? Su una sedia. Andiamoci dentro. Per forza di cose ti viene fuori, ti viene meglio. Però Ryan, non lasciatelo scappare. Sembrava brutto giocare seduto. In generale mi piace. Ma dai. Rinforzi al quinto piano. Vuole ammazzarmi. Sparategli, sparategli. Non mi molla! Oddio! Non sparare, Ryan! Può portarci da Tony! Ok, ok! Dov'è Tony? Non lo so! È mio fratello, ma non mi dice mai niente! Stronzate! Non lo so, lo giuro! Ma non dirmi bugie! Cazzo, non so niente, ok? Dai, una sola! Ascolta, io ormai non lo vedo quasi più! Passa tutto il tempo con i suoi... Piccolo stronzo! Tua! Merda! Quel bastardo non... L'ha ammazzato lui, non c'entro io! Ortacci tua! Cazzo! Allora...
Vita faticosa che faccio. Vita faticosa. Mi continua a uscire questo auricolare dall'orecchio. È una cosa, una molestia indicibile. Devo andare. Attenzione, gente. Il signor Sharp non sarà presente domani. Programma di tornare alla galleria, ma solo in tarda ora. Nel frattempo, non sparite. Interessante. Sceglierò mai più come arma. Ryan, le guardie bloccano l'uscita. Mi serve un diversivo. Ricevuto. Ottimo. Che c'è qui? È arrivato il momento. Ci siamo? Siete caldi? Ottimo. Cos'è questa musica? Viene dalla discoteca. Attenzione a tutto il personale di sicurezza. Convergere sulla discoteca. Chiedo assistenza immediata! Ripeto, assistenza immediata! Allora facciamoci notare! Per il groove, ecco un po' le palle.
ragazzi, io mi avvio fuori. Ci vediamo alla macchina. Accidenti, mi hanno vista. Non deve scappare, uccidetela. No. Ti guardo le spalle, Michelle, tranquilla. Non è carino. Nick. Non pensare a me, ti copro io. Uomo a terra, inviate subito rinforzi. Ci penso io, ci penso. Ah già. Sai cosa gli faccio con questo? Eh? Amici! Facciamo saltare questo. Tony ti saluta, amico. Ciao! Michelle, tieni il motore acceso. Sto arrivando. C'è cioè, le missioni zero. Che è successo nel frattempo? Inutile, cioè, perché il seme automatico? Beh, stavolta mi prendo quelle. Chissà se adesso posso modificarla. Questa per mettere il silenziatore. No, non ho ancora 65 stelle, mortacci. Vabbè, questa la porto là. Porto là. Preferisco quelle lì. Queste qui. Classico. Anzi, faccio una e una. Una e una. Adesso lo prendo, ma non sono tanto convinto. Vengo per sicurezza. Tra l'altro non è neanche. Effettivamente questo potrebbe darmi le soddisfazioni, eh? Questo potrebbe darmi delle soddisfazioni. Potrebbe darmi delle grosse soddisfazioni. Parecchio grosse, sì. Sono evergreen. Direi benissimo così. Direi che siamo a posto. So come la pensate voi, ma tu devi essere rosa per forza. Non ti posso modificare, vero? Non ti posso modificare. Beh, però canti molto bene. Allora, tonalità abbastanza. No. Più sobria. Cosa che verde,
Verde acido. No, no, secondo me rosso è il suo. Questo rosso. Anche verde. Verde, verde, vada di verde. Molto bene. Questo abbiamo detto che non lo posso sistemare, va bene. Bene così. Bene così. Direi che è super efficace. Forse sto. Ok. Bene. Cazzi vostri. Mamma deve essere qui. La troveremo. Io controllo l'altro edificio, restiamo in contatto. Sì, nel frattempo hanno rapito la madre. D'accordo, vado alla torre principale. Posso raccontare voi magari, ve lo giocate. Salve. Delle consegne. Vedrai che il soldatino se ne starà a casa, amico. Dici? Sì, credimi, anche perché... Ehi, aspetta, hai sentito? Devo, ragazzi. Contatto. Come ho fatto? Ma non ci credo! Cazzo, è lui! Che cacchio! Sono riuscito due volte a colpirli nel mezzo. Che culo, tra l'altro, che c'avete. Molto bene.
Diamoci dentro. Fine, abbiamo giocato. Pallettoni! Non sarà un problema. Sarà un problema. Cioè, comunque queste cose le dovrebbe fare l'elettricista, io lo dico. Fa attenzione, questi tizi sono armati fino ai denti. Io sono... Chi li avrà riforniti? Probabilmente sì. Sette, quindi... Me lo chiedo anch'io. Non ho timore di nulla. Cazzo, contatto! Ciao! Dicevamo, credibilmente stealth. Carina. Rock and roll, bitches! Dove... Nessuno. Certo. Non lo tengo.
lascio perché voglio essere puro stealth. Ma so due! Cazzo! Quanto ci vuole per una pisciata? Joey è sparito da un pezzo, i bagni non sono neanche da quella parte. C'è qualcuno, credo. Ecco! Miseria. Va bene che l'ho pagata poco sta pistola. Vabbè. Via. Bellissimo. Ah! Ciao. No, non è vero, l'ho fatto sul serio. L'ho fatto sul serio. Che brutta scena. Che brutta scena, me ne rendo conto. Che brutta scena. Perché dovevo dire che ho un piano? Non devo mai dirlo. Immaginate se fosse successo un film d'azione. Sarebbe stato meraviglioso. Meraviglioso. Sarebbe finito subito, ma sarebbe stato meraviglioso. Aspetta, ho sentito qualcosa. Aprirla. Mi servono solo gli strumenti. Perfetto. Ryan, sta calmo. Allinea il pistone. Stai calmo. Tutti stanno a sparare. Adesso. C'è qualcuno. No. Credo. Anzi,
Eccolo! Questi bastardi sono ovunque. Tony sembra controllare l'intera città. Sì, e non solo, ho svolto ricerche. La galleria non è l'unica copertura. Ha imprese di pulizia, hotel, agenzie di viaggio. Ci occuperemo dopo di Tony. Ora pensiamo a salvare. Meglio che faccio questo. Ok. Mannaggia! Visto nessuno? No. Figura di merda dei cattivi. Molto bene. La perfezione, direi. Vai. Si va. Andiamoci dentro. Vai con l'artiglieria pesante. Oh cacchio. Non vale. No. Setacciato ogni maledetto angolo, mamma non è qui. Mantieni la calma, ok? Mi dirigo alla seconda torre. Avrò le allucinazioni. Oh!
Dov'è la mia mano? Oh porca! Matto! Volevo fare un take, ma forse non è il caso. Ryan, dove sei? Sto controllando il secondo edificio. Nessuna traccia di mamma. C'è una gru, forse avrei una visuale migliore da lì. Buona idea, ma attenta. Visto che siamo ricchi, potevamo pagare qualcun altro che fa sta cosa? No, forza io. Tacci, boss. Porca puttana. Esatto. Forza. Posso fermarmi? Ciao! Tutto bene. Entra per farmi impazzire. Ripete che non sappiamo con chi abbiamo a che fare. Secondo me è lei che non l'ha capito. Dovrebbe mostrare più rispetto. Mamma. Ryan, dimmi che l'hai trovata. Sì. Non preoccupare. Ecco. Il modello sarà uno spettacolo. Solo sistemare un piano meraviglioso. Lo buttano a cazzo, eh. Occhio per chi è qui. Devo sta zitto. Riscoppiano. Riscoppiano di brutto. Il soldato. Sono una brava persona! Scemo! Non sei furbissimo, eh! Però ti capisco, è successo anche a me, è un attimo sbagliasse! È un attimo! È un attimo! Ti conviene farmi fuori! No! Il tipo deve tirare quel video del professionismo. Allora, tempo scaduto.
Mi ha fatto una paura incredibile, incredibile. Occhi aperti, è qui. Non farò più quella. Brivido. Tra l'altro io devo controllare che ore. Ragazzi, devo interrompere perché tra 3 minuti ci sta il green, se non mi sbaglio. Non mi sbaglio, sì, credo proprio di sì. Sì, ragazzi, quindi io vi devo salutare, è stato bellissimo, spero che vi siate divertiti, io mi sono divertito. Quindi vi lascio nelle capaci mani di del Green, che vi parlerà di FIFA, di qualche novità interessante in arrivo. Io vi do appuntamento a inizio della prossima settimana, già quando saremo in ore del 3. Buona serata, che sarà 21, rimanete con noi perché ci sta One Frag che dovrebbe giocare a Dauntless. Ragazzi, è stato bello, alla prossima, un bacione, ciao. E devo andare di là, quindi era un finto saluto, adesso esco dell'inquadratura silenziosamente e...